Lo Spirito Santo, quando è venuto a dimorare nei nostri cuori, ha soddisfatto pienamente l'anima nostra. È la sua parola che scuote il nostro cuore. È il messaggio di Cristo, anche quello duro, quando Egli ci riprende. Beato colui che è attento al richiamo del Signore. Beato colui che diventa sensibile in tutta la parola del Signore e ne sente il bisogno di applicarsi, di meditarla, di assimilarla affinché Dio possa operare potentemente come Egli vuole nella nostra vita. Non fermarti alle tue circostanze personali, ma facciamo sì che la parola di Dio possa essere un fiume d'acqua viva che sgorga nei nostri cuori. Quest'acqua viva soddisferà l'anima tua. Non solo non avrai bisogno più di nient'altro, ma fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal tuo seno. Tu sarai un canale di benedizione, tu sarai una fonte. Che la parola di Dio possa davvero lavorare i nostri cuori per poter essere un mezzo di consolazione, di benedizione per quanti sono vicini a noi, per quanti ci conoscono, per quanti hanno una relazione con noi. Che la parola di Dio possa lavorarci, non solo nel raccontare quello che Dio ha fatto 20 anni fa, 30 anni fa, ma possiamo raccontare della benevole mano del Signore che è stata costante tutti i giorni sulla nostra vita. Che possiamo raccontare di come il Signore ha lavorato ed è stato presente in ogni cambiamento necessario del nostro cuore. Il Signore risponde, il Signore benedice, il Signore ci sbalordisce, ma il Signore è anche colui che ci riprende, che ci esorta, che ci dice sopporta, perché questa è la mia volontà. Sopporta anche quello che stai subendo ingiustamente, perché lì è rivelata la benedizione del Signore. Ma il Signore dirà, non fermarti qui, vedrai cose maggiori di queste. Sarai chiamato a fare cose più grandi di queste. E in tutto questo vogliamo riconoscere che il Signore è colui che ci dà la forza, che il Signore si rivela con la sua potenza, con la sua grazia, perché nel fare tutte queste cose noi non siamo lasciati soli, ma la grazia di Dio ci accompagna, la presenza dello Spirito Santo ci rende forti.